Salve a tutti e bentornati nel mio canale di Non Solo Catenelle, io sono Paola. E oggi andremo a fare questo cardigan semplice, perché comunque sia i punti utilizzati sono il dritto e il rovescio, e maggiormente il dritto, infatti è soprattutto fatto a maglia a legaccio, come si suol dire, lavorando tutti i ferri a dritto, soltanto in alcuni punti vengono lavorati dei ferri a maglia rasata, cioè alternando il rovescio al dritto. Comunque lo vedrete dal video tutorial. Ho utilizzato per fare questo cardigan, appunto stile un po', diciamo, grunge o gothic, forse un po' meno, non saprei, non sono molto dell'ambito, devo dire, però sì, come dire, underground, ecco, quel genere lì. Ho utilizzato questo filato di Un Filo di Passione, preso proprio dal canale unfilodipassione.it, e il filato si chiama Roger. Ogni gomitolo è di 50 grammi e è lungo 90 metri. Come vedete, dalla composizione ha una gran percentuale, la maggior parte della percentuale di lana vergine e poi un acrilico. È morbido, è comodo, morbido, si lavora bene, e vista la particolarità del filo, perché vedete, in alcuni punti è più sottile, in altri punti è più cicciotto, è più spesso. E inoltre è un grigio che viene arrotolato intorno ad un filo, quindi c'è un altro filo più scuro, di un grigio più scuro, e questo lo rende veramente molto particolare. E quindi io, più i fili sono particolari, più tendo ad utilizzare i ferri piuttosto che l'uncinetto. E quindi ho utilizzato i ferri, qui sono indicati, vedete, indicazione di 5.5-6, io l'ho utilizzati del 7 per renderlo morbido morbido. E è lavabile in lavatrice, quindi questo è veramente comodo per i capi di lana. Vi lascio ovviamente i due link, sia quello diretto al sito sia quello diretto alla pagina dove troverete altri Roger e di altri colori, dove potete quindi scegliere quello che più vi appartiene, in cui più vi rispecchiate. Dunque vi lascio ora al video tutorial, e non prima di chiedervi di iscrivervi al canale, di lasciare un like se il video vi è piaciuto o di commentare. E se volete potete anche contattarmi o seguirmi tramite gli altri canali. Ho una pagina Facebook che si chiama come il canale Non Solo Catenelle, o un profilo Instagram che si chiama @ Romy Knight Crochet. Ma se mi cercate anche con me, Non Solo Catenelle, mi trovate anche su Instagram. E se volete e fate, se fate una mia creazione, cioè una creazione fatta tramite i miei video tutorial, oppure modificate un mio video tutorial, mi fa piacere se mi mandate la foto, se me lo fate sapere, e magari la pubblico nel luogo di Instagram dedicato a questo. Bene, vi ringrazio, vi lascio ora effettivamente al video tutorial, buon lavoro a tutti. Per questo lavoro noi andremo a realizzare quattro parti, due parti per il dietro e due parti per il davanti. Quindi in pratica faremo le due parti, metà parte del dietro, che è praticamente così, questa è una parte, e poi abbiamo l'altra parte, che è identica come misure, scusate, qui mi è venuta una più grande e una più piccola, ma sono identiche. E poi faremo invece le parti davanti, che avranno anche uno scollo, quindi ecco, saranno così, abbiate pietà per i disegni. Niente, di qua mi viene sempre più piccolo. Ok, ecco qua, poi le cuciamo qui, quindi qui ci sarà la cucitura. No, poi ci sarà la cucitura appunto qui e qui e qui e qui. Qui invece sarà aperto perché è un cardigan, quindi eventualmente qua possiamo mettere un bottone. Io penso che farò con una cinta. E poi facciamo eventualmente le maniche. Quindi ora procediamo a fare un lato del davanti, quindi una metà del davanti. Avviare
30 maglie o montare 30 maglie con i ferri doppi e poi sfilare un ferro e rimanete con un ferro solo, con le maglie vedete che sono larghe. In alternativa potete avviare le maglie con un numero di uncinetto molto di un numero di ferri molto più alto rispetto a quello che utilizzate, che state utilizzando per poi la lavorazione. Se volete utilizzare il metodo dei ferri doppi e non l'avete mai fatto, ho fatto un mini video su Instagram che potete andare a vedere su come avviare o montare le maglie con i ferri doppi. Dopo aver avviato appunto le maglie con i ferri doppi, bisogna lavorare a dritto per 5 ferri. Quindi a dritto cosa vuol dire? Che infiliamo il ferro in questo modo nella maglia. Giriamo intorno al ferro che sta sotto e tiriamo fuori la maglia. Dopodiché lasciamo cadere quella che sta sul ferro di sinistra. Lo rifacciamo vedere, entro, giro e tiro via la maglia dal ferro di sinistra. Queste sono appunto le maglie lavorate a dritto. Quindi entro nella maglia, giro, tiro fuori la maglia e la lascio cadere. Ecco qua. Quindi facciamo così 5 ferri in totale. Dopo i 5 giri bisogna fare un giro a rovescio. A rovescio entro con il ferro in questo modo, quindi da dietro. Prendo la maglia, ecco così. Faccio un giro passando sotto, tiro fuori la maglia, vedete? E poi faccio cadere quella a sinistra. Ve lo faccio rivedere, si entra in questo modo, si gira, si prende la maglia con l'uncinetto e con il ferro e poi si fa cadere la maglia che sta sul ferro di sinistra. Quindi di nuovo. Ecco qua, tutto il ferro in questo modo, lavorando le maglie così. Questo è il rovescio. Dopo aver fatto il giro a rovescio, facciamo un giro a dritto, un ferro a dritto e un altro ferro a rovescio. E poi ci rivediamo. Dopo aver fatto questo, faremo 5 ferri a sempre solo a dritto, quindi praticamente sarebbe lavorare a legaccio quando lavoriamo solo a dritto. E quindi faremo questi 5 ferri sempre solo a dritto, dopodiché di nuovo facciamo un ferro a rovescio, un ferro a dritto e un ferro a rovescio. Lo facciamo per un'altra volta, quindi facciamo per un'altra volta 5 ferri tutti quanti a dritto. Dopodiché facciamo un ferro a rovescio, un ferro a dritto e un ferro a rovescio. E poi ci rivediamo. Adesso faremo 49 giri, tutti quanti lavorati a dritto. Quindi, appunto, facciamo la maglia a legaccio. 49 giri lavorati tutti a dritto. Arrivati al 49° giro di maglie di ferri lavorati tutti quanti a dritto, siamo arrivati praticamente a 73 giri completati dall'inizio. Ora faremo il 74° giro dove cominciamo a fare la diminuzione per gli scalfi e intrecciamo subito 2 maglie. Quindi come facciamo? Lavoriamo 2 maglie a dritto sempre, quindi la lavorazione continua a essere a dritto. Dopodiché prendiamo la prima maglia che abbiamo lavorato, la accavalliamo sopra l'altra che sta sul ferro, quindi semplicemente la passiamo sopra e poi la lasciamo cadere. Abbiamo accavallato una maglia, ora accavalliamo la seconda, quindi lavoriamo sempre un'altra maglia a dritto, prendiamo la prima maglia che abbiamo sul ferro, la portiamo sopra all'altra e la lasciamo cadere e ne abbiamo accavallate due. Ora facciamo tutto il ferro a dritto
per finirlo e poi facciamo tutto un altro ferro per ritornare di qua. Quindi continuiamo a lavorare questo ferro dritto, il 74esimo, e faremo poi anche il 75esimo a dritto e poi ci rivediamo. Facciamo il 76esimo giro, sempre a dritto, ora lavoriamo a dritto e dobbiamo fare un'altra diminuzione, quindi la facciamo sempre facendo l'accavallamento, ma ne facciamo soltanto uno. Quindi lo rifacciamo di nuovo insieme, quindi lavoro due maglie a dritto, una e due. Prendo la prima maglia che ho lavorato, la passo sopra l'altra maglia e poi la lascio cadere. E ho fatto una diminuzione, va bene così. Quindi ora faccio questo giro, che appunto è il 76esimo, tutto quanto a dritto, lavoro il 77esimo, sempre tutto quanto a dritto, tornando indietro. Facciamo adesso l'ultima diminuzione lavorando sempre a dritto, quindi prendo il filo e la maglia, lavoro le prime due maglie, passo la prima sopra la seconda e ho finito le diminuzioni per lo scalfo, perché adesso lavoro tutto questo ferro a dritto e poi ci rivediamo. Adesso facciamo tre ferri a dritto e al terzo ferro a dritto che facciamo dobbiamo fare una diminuzione per lo scollo. Quindi allargo un attimo la visuale. Qui abbiamo fatto la diminuzione per gli scalfi, ora di qua dobbiamo fare la diminuzione per quanto riguarda invece lo scollo. Quindi facciamo un ferro senza diminuzione, il secondo ferro senza diminuzione e poi nel terzo ferro da questo lato dobbiamo fare appunto la diminuzione lavorando due maglie insieme, ma lo facciamo appunto insieme. Quindi riabbasso e quindi ora lavoriamo due ferri a dritto, andata e ritorno. Adesso dobbiamo fare appunto lo scollo, quindi da questo lato uniamo due maglie insieme. Quindi metto il ferro qui e prendo due maglie insieme, una e due, e le lavoro come se fossero una maglia, un'unica maglia. E ecco fatto la diminuzione per quanto riguarda lo scollo. E ora vado avanti per questo giro normalmente, quindi lavorando sempre a dritto. Adesso che dobbiamo fare l'82esimo giro per regolarci, facciamo tutto il giro a rovescio. Nell'83esimo giro facciamo una diminuzione sempre all'inizio, sempre per lo scollo, quindi un'altra diminuzione, siamo alla seconda, dove lavoriamo due maglie insieme, quindi ne prendiamo con il ferro due, le lavoriamo come se fossero un'unica maglia e andiamo avanti a lavorare sempre tutto a dritto. Prossimo giro è tutto a rovescio. Prossimo ferro, un'altra diminuzione, quindi sarebbe l'85esimo, lavoreremo tutto a dritto e facciamo una diminuzione. Ora dobbiamo fare di qua di tutto il ferro a dritto senza diminuzione, quindi il ferro numero 86 è senza diminuzioni e il ferro invece numero 87 facciamo una diminuzione, sempre le diminuzioni lavorando due maglie insieme. Quindi ora facciamo di nuovo ancora sempre così, l'88esimo giro senza diminuzioni tutto a dritto, l'89esimo giro tutto a dritto con la diminuzione iniziale lavorando le due maglie insieme. Ora facciamo il 90esimo ferro tutto a rovescio e il 91esimo ferro tutto a dritto facendo una diminuzione. Adesso stessa cosa, 92esimo giro tutto a rovescio, 93esimo giro tutto a dritto facendo la diminuzione iniziale e lavorando come sempre le due maglie insieme. Adesso lavoriamo altri 7 giri a dritto, tutti quanti a dritto e nell'ultimo giro, quindi altri 7 giri, scusa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì. Ok, adesso lavoriamo altri 7 giri, tutti quanti a dritto e praticamente finiamo il lavoro perché nell'ottavo giro chiudiamo tutte le maglie. Eccomi all'ultimo giro per chiudere le maglie e si chiudono accavallandole, quindi come nella stessa modalità di come abbiamo fatto gli scalfi, quindi per le maniche. Quindi lavoro due maglie, prendo la prima maglia e la metto sopra l'altra, la porto sopra l'altra e poi la faccio scendere. Così a due si lavorano e si chiudono tutte quante le maglie a due, ne lavoro due. Prendo sempre la prima, la porto sopra e poi la faccio cadere.
di nuovo la prendo, la passo sopra e la faccio cadere, così per tutto quanto il giro del ferro. Una volta accavallate tutte quante le maglie, tagliate il filo e fermate la maglia passandoci il filo dentro. Ok, adesso dovete fare un altro di questo che abbiamo appena fatto, identico a questo, e lavorando i ferri però tutti quanti a dritto, quindi senza fare il motivo del lavoro del ferro rovescio dritto rovescio, quindi senza quello lì, lavorando tutti i ferri dritti. In pratica questo è che abbiamo appena fatto, è la parte che andrà a destra del cardigan, mentre la prossima parte che faremo andrà a sinistra, ma deve essere identica a questa, lavorando però tutti i ferri appunto a dritto, quindi con la maglia a legaccio. Fatto questo, avremo fatto le due parti davanti. Dunque, per ripassare un attimo, per fare la parte quella del davanti e soltanto lavorandola a legaccio, quindi facendo tutti i ferri a dritto, bisogna in pratica fare 73 giri dopo aver avviato le 30 maglie. Bisogna fare 73 giri o ferri a legaccio, quindi tutti dritti. Al 74° giro si iniziano gli scalfi per le maniche. Dopodiché si lavora fino all'80° giro. All'81° giro bisogna iniziare lo scollo. A 100 giri abbiamo praticamente finito e quindi il 101° giro si chiudono le maniche e le maglie. Si chiudono le maglie, quindi ecco, questo è un attimo per ripassare il tutto, e facciamo in questo modo quindi la parte sinistra del davanti, perché facendo il lavoro quello del rovescio dritto rovescio abbiamo fatto la parte destra, quindi facendola identica, tenendo presente che in pratica lo schema è questo, però dovete andare un attimo a rivedere per fare gli scalfi e lo scollo, come il numero di maglie da diminuire, e fate la parte quindi che va poi a sinistra del cardigan. E le due parti dietro, che vengono poi unite, come abbiamo visto qui, sono identiche a questa parte sinistra del davanti, tranne per quanto riguarda lo scollo, quindi non si diminuiscono le maglie allo scollo, ma si va avanti fino al 100° giro, per poi chiudere le maglie al 101°. Quindi in pratica ci sono due parti che sono identiche, però una di queste due viene lavorata come la parte destra, con le maglie rovescio dritto rovescio, sia qui in basso che qui in alto. La stessa cosa viene fatta qua. Spero di essermi spiegata bene, altrimenti se non vi va di fare questo motivo, che comunque è molto semplice, potete fare tutte le parti lavorate a legaccio e poi unirle appunto. Una volta che abbiamo fatto le quattro parti, il dietro va unito in questo modo, quindi queste sono le due parti, se queste sono le due parti di dietro, la destra e la sinistra, una è lavorata appunto con le maglie rovescio dritto rovescio e si cuciono qui. Dopodiché attacchiamo qui, dopo aver fatto le parti davanti, le attacchiamo qui dalle maniche, quindi avremo lo scalfo della manica e lo scollo, no, fatto il sì, così, oh, aiuto, sto al contrario, non ci riesco a capire. Quindi in pratica questo è il dietro,
queste sono le due parti davanti e le attacchiamo qui alle spalle. Poi dovremo attaccare le maniche. Ok, quindi li cuciamo intanto in questo modo e poi passiamo alla lavorazione delle maniche. Io ho unito le due parti di dietro, ora vi faccio vedere. Ecco qua, quindi sono praticamente unite. Questo è il mio dritto, perché vedete qui la lavorazione è il punto dritto. Quando facciamo un ferro a rovescio, un ferro dritto, un ferro a rovescio, esce così. Poi abbiamo il punto a legaccio e poi qui sotto di nuovo a dritto, quindi ecco qui la parte dietro unita. Poi qui su ho già le due parti avanti posizionate, vedete, queste sono le due parti davanti che non vanno unite qui perché appunto è a cardigan, ma vanno unite qui sulle spalle. Quindi ora io cucio qui sulle spalle da questo lato e da quest'altro lato e praticamente la cosa è, diciamo, abbiamo fatto questa fase. Dopodiché dobbiamo pensare alle maniche. Per unire, adesso ci concentriamo qui sulla spalla, io che cosa faccio? Dunque questo intanto è il dritto per me, cioè io ho fatto unito le due parti di dietro lavorando appunto basso con l'uncinetto. Quindi farò la stessa cosa qui, quindi la cucitura sarà evidente, sarà dalla parte del dritto per quanto mi riguarda. Questa è come viene dietro, quindi praticamente non si vede, ed è come potete eventualmente fare voi se scegliete che la cucitura non si veda. Però non avrebbe senso in realtà fare le due parti del dietro separate, avrebbe senso a questo punto farle unite, perché la cosa particolare di questo capo è che si vedono le cuciture. Allora, quindi che cosa faccio? Unisco questi due in questo modo, questi due lembi in questo modo, e ora prendo l'uncinetto, vi faccio vedere, mi posiziono con la telecamera e quindi devo spegnere un attimo e poi riaccendere. Dunque intanto per unire ho utilizzato un uncinetto del 4.5. Queste, eccole qui, sono le due parti della spalla che unirò. Quindi inserisco l'uncinetto da un lato e poi dall'altro, proprio maglia per maglia prendo. Ecco qui, carico il filo sull'uncinetto e faccio una maglia bassa. E quindi vado avanti così. Quindi ma proprio maglia per maglia io entro da un lato, dall'altro lato, carico il filo sull'uncinetto, lo tiro fuori e poi lo lavoro. Lo faccio vedere meglio perché mi sa che ero in ombra. Ecco qua, quindi entro nella maglia di un lembo, entro nella maglia dell'altro lembo, prendo il filo, lo tiro fuori e lo lavoro. E vado avanti così per tutto il lato, quindi prendo proprio bene la maglia, la prendo anche dall'altro lato e poi faccio la maglia bassa. Ok, quindi questo è il filo legato al gomitolo, questa è la parte davanti, questa è la parte, no, questa è la parte dietro, mentre quest'altra qui è la parte davanti. Quindi entro dall'altra parte, prendo il filo con l'uncinetto, lo tiro fuori e poi faccio una maglia bassa. Ok, e le cuciture praticamente le faccio in questo modo. Quindi ora cuciamo sulle spalle la parte davanti, le due parti davanti, e poi pensiamo alle maniche. Per quanto riguarda la manica, è praticamente un rettangolo formato da 35 catenelle, 35 maglie. Siamo nell'ambito appunto dei ferri, non dell'uncinetto. Quindi 35 montiamo 35 maglie e lavoriamo per 40 giri. Quindi 35 maglie, 40 giri per quanto riguarda la manica. Cosa succede poi? Che si cuce, quindi questo lato va cucito a quest'altro lato e qui va attaccato allo scalfo. Quindi potete attaccare allo scalfo anche prima di cucire due lati della manica, oppure cucire prima i lati della manica e poi allo scalfo, questo come siete più comode voi.
e poi si fa il risvolto. Questa è la manica e praticamente ho lavorato in questa direzione e non è da unire in questo modo la manica, ma per l'altra direzione, ok? Quindi qui si unisce. Io questa cucitura l'ho fatta capitare sopra la spalla e qui si cuce allo scalfo della manica. Io cucio la parte che è leggermente un po' più ampia nella parte dello scalfo, che dovrebbe essere questa. A volte capita che quando si chiude, io qui è la parte dove ho chiuso le maglie, venga un po' più stretta. Quindi da qui, da questo lato, la cucio allo scalfo della manica e qui faccio il risvolto in modo tale che si regge meglio senza mettere dei punti. Oppure per reggere il risvolto possiamo mettere dei punti senza problemi. Quindi ecco, questa è la manica, la parte della manica. E in pratica il capo è finito, manca soltanto da fare la cinta, che io l'ho fatta di 8 catenelle, 7-8 catenelle, comunque 7-8 maglie, scusate, vabbè, 7-8 maglie e vedete voi insomma come vi piace, la grandezza che vi piace, anche se maglie può essere sufficiente, insomma dipende voi se vi piace un po' più spessa, un po' più sottile e l'ho fatta lunga 1,5 m. E sia la cinta che la manica vengono comunque lavorati a legaccio, quindi facendo tutti i ferri a dritto. Dopodiché il cardigan stile un po' grunge, non saprei, gothic, boh, non sono molto del campo, diciamo, però sì, mi richiama questi stili qui e abbiamo praticamente finito. Scusate, un'altra cosa che volevo dirvi è che ho fatto un bordo in tutto il cardigan, tranne dietro al collo, quindi praticamente qui sullo scollo, poi sono andata avanti così, poi ho fatto i bordi qui in basso, sia del davanti che del dietro, sono quindi riandata qui tutto di seguito, sono salita su. E poi ho fatto anche l'altra parte dello scollo e l'ho fatto in una modalità facendo un mini video proprio sul profilo di Instagram, quindi potete andare a vedere sul mio profilo come ho fatto il bordo, ma eventualmente va benissimo farlo ad esempio a punto gambero. Punto gambero sia un buon punto per fare il bordo di questo cardigan o comunque qualsiasi altro bordo pensiate possa starci bene.